abbiamo qui una trave costituita da due tronchi, primo e secondo tronco. Il numero totale dei gradi di libertà, 3 per ogni tronco, quindi 3 per 2 è 6. Il numero di vincoli semplici è 3, 2 e 1, la somma è 6. La struttura è apparentemente isostatica. Dico apparentemente perché occorre verificare che la condizione, la disposizione dei vincoli e dei carichi sia tale da creare una situazione di equilibrio effettiva. Dobbiamo dunque verificare che la struttura sia in equilibrio e che sia possibile determinare le reazioni vincolari. Ora, per le reazioni vincolari noi possiamo procedere, come ben sappiamo, in due modi. O impostando un sistema di equazioni, che sono le equazioni cardinali della statica. Avremo in questo caso 6 equazioni, ma possiamo procedere anche in maniera più spedita, facendo queste semplici considerazioni. Allora, consideriamo innanzitutto la risultante di questo carico, che, come ben sappiamo, Q grande sarà 6 per 4, quindi 24 kN. E procediamo nel ragionamento tronco per tronco. Partiamo allora dal secondo tronco, dove abbiamo già un carico esterno. Ebbene, abbiamo solo forze verticali. I due vincoli ai lati della trave reagiranno con due forze anch'esse verticali. Chiamiamoli Y con C e Y con B. Secondo, perché stiamo parlando della reazione della cerniera sul secondo tronco. La struttura, il secondo tronco, è perfettamente simmetrica e dunque è facile determinare la reazione di Y con C, che sarà Q mezzi, e cioè 24 fratto 2, cioè 12 kN. E quindi anche la reazione della cerniera avrà lo stesso valore, 12 kN. Ora ricordiamo, come al solito, il principio fondamentale che se una struttura è in equilibrio, lo è ogni sua parte, per quanto piccola, e anche un vincolo è a suo modo un elemento della struttura in equilibrio. Dunque questa cerniera, disegniamola qui, sulla destra esercita sul tronco, sulla trave, questa reazione, il che vuol dire che la trave sulla cerniera esercita quest'altra azione. Una cerniera sottoposta a questa azione si muoverebbe, non sarebbe in equilibrio. Quindi vuol dire che il primo tronco sulla cerniera deve esercitare un'azione uguale o opposta a questa. E dunque, per reazione, appunto, la cerniera sul primo tronco eserciterà una reazione che è questa. Quindi, in sostanza, qui avremo la reazione Y con B sul primo tronco, che è esattamente uguale e opposta a quella della stessa cerniera sul secondo tronco. Quindi, queste sono le reazioni vincolari, cioè le reazioni della cerniera sui due tronchi, secondo tronco e primo tronco. Queste sono le reazioni, o meglio, le azioni che i tronchi esercitano sulla cerniera. Detto questo, il primo tronco risulta allora caricato da questa forza, che è la reazione della cerniera sul primo tronco. A questa reazione risponde l'incastro con una forza che deve essere necessariamente parallela a questa per l'equilibrio. Se fosse inclinata, avendo sul primo tronco una forza verticale e una inclinata, non riusciremo a chiudere il poligono, non riusciremo ad avere equilibrio. Abbiamo equilibrio se la reazione dell'incastro Y con A è uguale o opposta a questa, alla Y con B, che vale ancora 12 kN. E anche questa Y con A varrà 12 kN. Queste due reazioni creano un momento orario che viene equilibrato dall'incastro che risponde con un momento antiorario M con A, che vale 12 per la luce, che è 4 metri, quindi 48 kN per metro. Stiamo moltiplicando 12 kN per 4 metri, che è la luce. Reazioni orizzontali dell'incastro eventuali X con A non ce ne sono, perché non ci sono forze orizzontali. E quindi, senza impostare il complesso sistema delle equazioni del cardinale della statica, abbiamo immediatamente individuato le reazioni vincolari e possiamo allora anche tracciare diagrammi.
Magari a fine video vediamo ugualmente come si può procedere alla ricerca delle reazioni vincolari utilizzando le equazioni cardinali della statica. Allora, diagramma dello sforzo normale. Non ci sono forze orizzontali, il diagramma è nullo. Diagramma del taglio. Disegniamo la linea fondamentale. Il taglio in A vale il valore della reazione, 12 kN. E disegniamo in opportuna scala qui il valore di 12 kN. Spostandoci verso destra, non intervengono altre forze, il diagramma del taglio è costante. Ed è, secondo la convenzione, positivo. Ricordiamo la convenzione, taglio positivo, quando abbiamo questa configurazione delle forze taglianti sul conio. E ora come procediamo dopo la cerniera? Qui abbiamo un carico distribuito, quindi sappiamo che il diagramma del taglio non è più costante, ma varia con legge lineare. Allora, determiniamo il valore del taglio in C. Il valore del taglio in C è dato da questo valore, che è sempre 12 kN, ma se guardiamo il concio, mettendoci qui in una sezione generica, abbiamo un taglio negativo, che vale sempre 12, quindi questa è l'ordinata. E si tratta di unire questo punto con questo. E questo è il diagramma del taglio, positivo e negativo. Diagramma del momento, positivo inferiormente, negativo superiormente. Nel punto A quanto vale il momento? Il valore lo abbiamo già, ed è questo, M con A, che tende, ruotando in senso antiorario, tende le fibre superiori. Quindi lo disegniamo dalla parte delle fibre tese, quindi qui sopra. Il valore è meno 48 kN per metro. Bene, man mano che ci spostiamo verso destra, a questo valore costante del momento prodotto da M con A, dobbiamo sottrarre il valore del momento prodotto da Y con A, che, avendo direzione verso l'alto, tende le fibre di sotto, quindi le fibre opposte a quelle tese dal momento M con A. E dunque, il momento tenderà a diminuire. Ma come tende a diminuire? Ma ci aiuta il fatto che nella cerniera il momento è sempre nullo. Quindi si tratta di unire questo punto con questo. E di proseguire. Perché? Perché noi, per semplicità, supponiamo in prima istanza di sostituire al carico distribuito la sua risultante. Quindi proseguiamo il diagramma fino a incontrare la forza successiva, che è questa, Q. Dopodiché, qui abbiamo ancora un punto di nullo e il diagramma fa così. Diagramma che sarebbe reale se avessimo un carico Q concentrato, ma in realtà abbiamo un carico distribuito, quindi sappiamo che il diagramma varia con legge parabolica e che queste due linee che delimitano il diagramma sono in realtà le tangenti di questa parabola, che sappiamo disegnare ormai benissimo. Unendo questi punti, quindi qui avremo un valore positivo del diagramma e qui un valore negativo. Qui abbiamo un valore massimo positivo, qui avremo un valore massimo negativo. Per calcolare il valore massimo positivo, come al solito, vediamo dove si annulla il taglio e che sappiamo anche come fare. Scriviamo la funzione taglio, per esempio a partire dal punto C e spostandoci verso sinistra, assumiamo questo asse Z di riferimento e allora la funzione taglio a partire da C e andando verso sinistra è
imponiamo che questa funzione sia uguale a 0 per ricavare l'incognita z in cui il taglio si annulla. Qui avremo che z sarà allora uguale a y con c è questo, 12 kN, q è 6 kN sul metro e il risultato sarà 2 metri. Questo è il valore in cui il taglio si annulla. E allora quanto varrà qui il momento? Scriviamo la funzione momento a partire dal punto C e spostandoci verso sinistra, assumendo questo asse di riferimento. Il momento in una generica sezione z è dato da questa forza per questa distanza, ed è ovviamente tende le fibre di sotto, quindi è positivo. Quindi y con c per z meno la porzione di questo carico Q. Se QZ è la risultante di questa porzione del carico Q che determina momento, faremo QZ per la distanza di QZ da questo punto qui, che è Z mezzi, quindi moltiplicando Z al quadrato mezzi. Ecco, ma a noi interessa il valore del momento nel punto di ascissa 2, quindi sostituiamo Z il 2 e avremo, sostituiamo anche Y con c il suo valore, Q e questo è il valore del momento massimo che abbiamo, positivo che abbiamo su questa trave. Bene, ma abbiamo detto prima come si può procedere a individuare le reazioni vincolari impostando il sistema di equazioni cardinali della statica. Ridisegniamo la trave. Questo è il carico Q. Disponiamo a caso le ipotetiche reazioni vincolari, per esempio y con c, y con b sul secondo tronco. La y con b sul primo tronco, abbiamo detto, sarà sempre opposta a questa. E qui avremo una y con a ipotetica e qui una x con a. Ma attenzione, la cerniera in prima istanza noi sappiamo che reagisce con delle forze, con delle reazioni che possono avere una qualunque inclinazione. Quindi può anche esserci una componente orizzontale delle reazioni della cerniera, che possiamo chiamare x con b, secondo tronco, e x con b, primo tronco. E allora le equazioni da scrivere sono, possiamo scrivere tronco per tronco per semplificare i calcoli. Primo tronco, sommatore di tutte le forze orizzontali è 0. Sommatore delle forze verticali sono y con a, ma naturalmente stiamo usando un sistema di riferimento che è il nostro solito, meno y'b uguale a 0, non ci sono altre forze. Sommatore dei momenti rispetto a un polo, per esempio il polo A. E ma in abbiamo la reazione incognita m con a dell'incastro. Quindi avremo m con a, l'ho disegnata negativa, quindi meno m con a. Poi c'è il momento prodotto da y con b, più y con b sul primo tronco per questa distanza di 4 metri. Non ci sono altre forze, tutto questo sarà uguale a 0. Per quanto riguarda il secondo tronco, abbiamo queste equazioni. Somma delle forze orizzontali è 0. La prima equazione qui è non ci sono altre forze orizzontali. Somma delle forze verticali è uguale a 0. Quali sono le forze verticali? C'è questa, questa e questa. Infine, la somma dei momenti rispetto, per esempio, al punto B deve essere 0 e quindi le forze che danno momento sono questa, che è ruota in senso orario, quindi Q per 2 meno y con c per 4. Tutto questo è uguale a 0. Ecco, se volessimo risolvere i due sistemi in un unico sistema di equazioni, noi avremo 6 equazioni. E quante incognite? Abbiamo 1,
2, 3, 4 e 5. 6, 7 e 8. Abbiamo 8 incognite e 6 equazioni, un sistema che non riusciremo mai a risolvere. Ma in effetti possiamo aggiungere altre due equazioni. E quali sono queste due equazioni? Guardiamo, y'b in realtà è uguale a y secondo b, almeno in valore assoluto, anche se poi i segni sono contrari. E y'b è uguale a y secondo b. Stiamo parlando sempre di valori assoluti. Quindi aggiungiamo queste due equazioni al sistema di 6 equazioni e avremo allora un sistema di 8 equazioni in 8 incognite ed è un sistema risolvibile. Ma per fare prima, per cercare una strada più veloce, noi possiamo risolvere i due sistemi scissi. E allora guardiamo un po'. Quello che noi possiamo risolvere è subito il secondo sistema. Qui abbiamo un'equazione che è immediatamente risolvibile. L'incognita y con c. E allora? E quindi abbiamo subito trovato il valore della y con c. Questo valore possiamo sostituirlo nella seconda equazione. E ci consente di risolvere questo valore, questa incognita y secondo di b, che sarà uguale a q meno y con c, cioè, e questo è il valore della y secondo b. E questo è il valore della x secondo b, cioè la reazione della cerniera è solo verticale, non ci sono forze orizzontali. E questo significa che anche la x'b, che è in valore assoluto uguale a questa, alla x secondo b, sarà 0. Dunque anche la x con a è 0, quindi anche questa reazione non esiste. E qui possiamo risolvere ora nel primo sistema questa equazione, dove l'incognita è m con a. y'b è assolutamente uguale a y secondo b in valore assoluto. Quindi possiamo scrivere questo è il valore di m con a. Segno positivo vuol dire che il verso ipotizzato all'inizio era giusto. Attenzione, il segno di y'b, in questa equazione a noi interessa il segno del momento. Questa forza che va verso il basso determina un momento orario rispetto al punto A, che è un momento positivo. Quindi la y con b per 4 nel suo insieme, questo prodotto avrà un valore positivo, okay? E quindi quando passa l'altro membro diventerà negativo e possiamo poi rendere tutti i segni positivi. A questo punto risolviamo la seconda equazione del primo sistema, l'incognita y con a, ma y con a abbiamo detto che è uguale a y'b, e cioè è uguale a 12 kN. Essendo il valore y'b in valore assoluto uguale a y secondo b. E come è facile constatare, i valori così trovati sono esattamente gli stessi che abbiamo trovato procedendo in maniera più veloce. Detto questo, possiamo fermarci qui e dunque buon lavoro.